Case Rosse, periferia est di Roma, era situata alla profondità di appena 2 metri. La tomba a camera di epoca repubblicana, in eccellente stato di conservazione, scoperta durante i lavori di archeologia preventiva in un cantiere per il raddoppio dell'acquedotto. La sepoltura è stata denominata tomba dell'atleta per la presenza di 2 strigili, attrezzi utilizzati per detergere il sudore dopo l'attività fisica. Accanto alle spoglie di 4 persone, 3 uomini e una donna tra i 40 e i 50 anni, sono stati rinvenuti anche vari oggetti di corredo funebre perfettamente conservati, vasellame con i resti delle carni offerte come cibo ed una moneta in lega di bronzo con la testa della dea Minerva. La tomba, una stanza larga 2,5 metri, lunga 3,30 metri, alta 1,75 metri, apparteneva probabilmente ad una famiglia medio-borghese di proprietari terrieri. Uno straordinario tesoro archeologico risalente al IV secolo a.C. Ci riporta invece al periodo romano tardo antico, al IV secolo dell'era cristiana, un'altra eccezionale scoperta relativa alla colossale statua dell'imperatore Costantino, uno dei capolavori dei musei capitolini. Il dito mancante della mano è stato individuato al Museo del Louvre, tra i reperti della collezione del banchiere romano Gianpietro Campana. Recenti studi, avvalorati da ricostruzioni in resina in 3D, hanno confermato l'intuizione di una ricercatrice. Il dito in bronzo dorato, lungo 38 centimetri, combacia perfettamente con la mano dell'imperatore custodita a Roma, città eterna che sorprende sempre con il suo inestimabile tesoro artistico ed archeologico.